a memoria che un insegnante italiano mediamente prenda meno della metà di quanto guadagna un insegnante in Germania. Forse in Germania guadagnano ancora di più, o Esatto, no? è proprio così, meno della metà perché ma siamo all'ultimo posto, uno degli ultimi posti in Europa per le retribuzioni degli insegnanti, perché dietro di noi mi pare che ci sia solo la Grecia. Ecco. Allora, sa, quando si pensa che un insegnante si fa una laurea, una specializzazione, un concorso per prendere 1.350 euro al mese e poi ci si chiede perché non si sposta a lavorare a Milano, dove un affitto va sui 900 euro, ecco, si capisce perché in certe zone d'Italia ci sia carenza di insegnanti, cioè se non c'è Certo. una retribuzione che sia decorosa, è ovvio che poi non si può chiedere a uno di spostarsi e mettere famiglia in una grande metropoli. Diciamo che questo delle Ma retribuzioni purtroppo è una questione atavica che ci portiamo dietro, che tutti i governi dicono di voler risolvere, ma poi evidentemente i soldi preferiscono investirli altrove. Noi siamo altrove, anche certo. d'accordo, poi possiamo pensare un domani di far valutare, ma far valutare da chi? Se in questo paese non c'è un sistema di valutazione, perché la valutazione va fatta da chi è competente. Beh, certo. Non può essere fatta da uno qualsiasi. No, Se no. devo valutare un professore di matematica, ci deve essere qualcuno che capisca la matematica, Sì, non uno che ha non c'è studiato dubbio. filosofia, magari. Meno male che abbiamo vinto un Nobel in fisica recentemente, no? Lo dico con un pizzico di No, ironia. c'è un tema motivazionale anche, no? Certo. Io mi ricordo.